Presidente, questa 3 giorni a Rotonda con un ospite eccezionale, che si poteva volere di più della Cacciatore? Penso che quest'anno noi siamo riusciti ad avere il massimo che l'associazione poteva richiedere. Ringraziamo Maurizia per la sua disponibilità. Questo fa parte di una strategia che l'associazione ha messo in campo da subito, partendo 2 anni fa con la presenza di Davide Marra in un evento estivo, e quest'anno con questo volley camp della durata di 3 giorni. Abbiamo avuto un riscontro importante, oltre ai nostri ragazzi hanno dato la disponibilità di essere presenti anche società lucane a noi vicine, e credo che da questi 3 giorni sicuramente i nostri ragazzi possano trarre dei vantaggi notevoli. Speriamo che questo faccia invogliare altri ragazzi a far parte della nostra associazione. Lo spirito è sempre quello di amare lo sport in tutte le sue facce, a 360 gradi. Lo sforzo è stato grande, siamo soddisfatti e contenti. Speriamo adesso e vediamo nei numeri per la nuova stagione, che vedrà impegnati, credo a questo punto, gli stessi numeri dell'anno scorso. Stiamo parlando di circa 90 iscritti, e per una società che è nata nel 2011 sono veramente dei numeri favolosi. Noi non potevamo. Abbraccia tanti paesi, perché noi siamo riusciti a coinvolgere da subito ragazzi di Vigianello, per esempio, dove quasi il 50% dei nostri iscritti proviene proprio da Vigianello, che poi è stata ed è per il momento la sede nella quale noi svolgiamo le attività di allenamento e le partite di campionato, utilizzando una palestra provinciale. I ragazzi che fanno parte della nostra associazione abbracciano tantissime fasce di età, partiamo dagli 8 anni per arrivare poi a ragazzi che fanno parte della prima divisione, 25-22 anni. Quest'anno abbiamo anche avuto un gruppo di over, così chiamati, che veramente ci ha fatto compagnia, e questo a dimostrare che lo sport non ha limite di età, quindi davvero noi siamo veramente soddisfatti. Vogliamo ricordare tutti quelli che hanno partecipato a questa 3 giorni, mi sembra Certamente, sì, importante. doveroso, perché oltre a Maurizia che ha dato la sua disponibilità, noi siamo riusciti ad avere presenti per tutte e 3 le giornate un allenatore di A2, che è Giuseppe Iannarella, che ci ha dato e ci sta dando la sua professionalità. Paola Colarusso, parliamo di un opposto che buon per lei andrà a giocare su al nord, quindi questo significa che anche questa scelta è stata la scelta giusta. E Giuseppe Iannarella è stato accompagnato dal suo scoutman, e quindi abbiamo spiegato anche ai ragazzi qual è questa figura fondamentale, braccio destro dell'allenatore. Qual è questo ruolo e questo compito? Ieri, che il tempo è stato inclemente, siamo riusciti ad avere i ragazzi attenti per 1 ora e mezza, hanno tartassato Maurizia e i presenti di domande, e credo che le risposte che hanno avuto sono state risposte che hanno lasciato i ragazzi molto molto soddisfatti. Che dire? Vi aspettiamo tutti quanti per la nuova stagione sportiva, sperando che i numeri saranno sempre sempre più grandi. Maurizia Cacciatori, qui a Rotonda per una 3 giorni con i ragazzi di volley della squadra di Rotonda. Lei che dire, è stata vincitrice di tutto, io ho letto di tutto su di lei. E qui nel Parco Nazionale Pollino, come ha trovato questi ragazzi? Innanzitutto ho trovato un ambiente super, incredibile da ogni punto di vista, per l'ospitalità, per la voglia proprio di accoglierci, perché io non sono arrivata da sola, sono arrivata con un marito, con una tribù di bimbi, che insomma non è stato facile, sono stata davvero molto orgogliosa di essere qui, perché ancora una volta ho capito quanto è importante il valore della pallavolo e allo stesso tempo quanta voglia si ha di promuoverla, soprattutto per i bambini.
quindi sono arrivata e devo ringraziare Rotonda perché davvero mi hanno accolto alla grandissima, mi sono divertita. Tra l'altro alloggio in un rifugio stupendo, in montagna stupendo, e niente che dire, grande gioia, grande entusiasmo e un grande successo, anche perché i bambini sono stati davvero i protagonisti di questi giorni. Si sono divertiti, hanno fatto sorridere tanto anche me, che tra l'altro io adesso vivo in un mondo un po' di bambini e quindi mi sono un po' anche sentita a casa. Lei però non è solo pallavolista e quindi campionessa, è anche campionessa di, come dire, cioè la sua figura va bene un po' per tutto, insomma, perché è stata attrice e quindi anche indossatrice di intimo e quindi, cioè, voglio dire, comunque un messaggio su se stessa che riempie anche la voglia di questi ragazzi che davvero si può fare tutto oltre ad essere una grande campionessa come te. Esatto, quello che io ho voluto trasmettere ai bambini è che la cosa importante è avere un obiettivo, credere in qualcosa. Si può diventare dei grandissimi campioni, ma come abbiamo parlato appunto anche ieri, perché abbiamo fatto una specie di meeting all'interno, si può diventare anche un grande veterinario, un ottimo infermiere. L'importante è credere e volerlo, questo che io ho voluto trasmettere, anche perché è stato comunque anche la mia filosofia di vita, nel senso, io della pallavolo ho vissuto tutti i lati più belli, perché ho fatto tante medaglie, tante coppe, ma ti dirò che le coppe, le cose che ho vinto non sono nulla rispetto a quello che poi lo sport mi ha insegnato, i valori, insomma, del rispetto, dell'amicizia, del vivere fuori anche dal tuo paese, da dove sei nata, quindi insomma tantissime cose, tantissimi valori che magari non facendo la sportiva avrei potuto capire. Valori che quando incontri, insomma, i ragazzi di questa generazione, di questo mondo tutto high tech, diciamo così, qualcuno dice no, ma non hanno valori, però forse non è vero, insomma. Lei, ho letto che alla vista di certi ragazzini che giocavano a pallavolo si è ritrovata indietro nel tempo e aveva visto la luce nei loro occhi, quella che magari avevi quando eri tu piccola e sognavi di diventare una campionessa. Certo, io quello che ho raccontato ai ragazzi è che da piccola io non ho mai avuto la possibilità di confrontarmi con un campione, e quindi quello che loro dovevano sfruttare era proprio questi tre giorni, dove potevano farmi mille domande, dove potevano togliersi qualsiasi tipo di curiosità. E sono stati molto bravi, molto attenti, molto, molto presenti. Questo mi ha fatto, per me è il successo più grande, perché una cosa è insegnare il bagger e il palleggio, e una cosa è insegnare magari che in campo, invece di stare a discutere, l'importante è comunque essere uniti per un solo obiettivo, quello di vincere. Se si perde comunque non bisogna buttarsi troppo giù, perché il giorno dopo si può vincere la partita successiva. Quindi dei valori che magari detti in maniera molto spartana, ecco, loro hanno colto con grande entusiasmo, e questo mi ha fatto tanto piacere, perché io, oltre ad essere sportiva, oggi sono anche una mamma e vedo i miei figli e cerco, sotto un certo punto di vista, di insegnargli quello che ho imparato io, e quindi di fronte a loro è stato anche tutto un pochino più naturale, più facile. Qual è stata secondo te la cosa che hanno provato nel vederti, nel vedere una campionessa che loro hanno visto in televisione, che ha vinto di tutto, ti mancano solo le Olimpiadi? No, che tra l'altro ho fatto, perché ho giocato la prima Olimpiadi che la nazionale italiana ha disputato a Sydney. Ma guarda, il primo giorno c'è stato un po' di tensione, perché i bimbi erano un po' così, mi guardavano come se fossi un extraterrestre. Poi ho iniziato a tirare fuori dei personaggi dei cartoni animati, che tra l'altro io seguo con i miei bambini, quindi loro hanno detto: allora è umana. E da lì si è instaurato proprio un rapporto molto, molto intimo, a livello proprio di amicizia. Quindi loro si sono un po' lasciati andare e hanno iniziato a farmi mille domande, a chiedermi spiegazioni su magari gesti tecnici, a sorridere di più. Erano troppo intimoriti. Il primo allenamento è stato proprio
erano super intimoriti. E ora invece mi chiamano, vieni qui, andiamo là, insomma, mi dispiace anche pensare che ora, domani dovrò andare via, perché comunque lascio qualcosa di importante che mi ha fatto davvero tanto piacere vivere. Quindi in realtà hai dato una speranza, insomma, a questi ragazzini a sud del sud, perché qui è difficile lo sport, cioè è difficile farsi notare, anche se si è bravi. Ma infatti la cosa che mi stuzzica, tra virgolette, di più è aver fatto questa esperienza proprio in un posto come Rotonda, ecco, che magari non è una grandissima città, insomma, toccato, e ovviamente fa più fatica, ecco, ad emergere, però la volontà e la voglia dei bimbi è la stessa, bisogna soltanto dare opportunità, dare chance. E davvero devo riconoscere che i dirigenti, lo staff tecnico e comunque anche il presidente, insomma, hanno fatto un ottimo lavoro. E tutti i nostri bimbi, che siano del sud o che siano del nord, hanno bisogno di credere in qualcosa, hanno bisogno di valori. Perché così, come ho spiegato ieri, se non credi in qualcosa è come se tu non vivessi. E loro mi hanno un po' guardato così, perché dicono, ma cosa sta dicendo? Però in effetti è quello. Magari credere, ecco, che un giorno puoi diventare uno sportivo, puoi magari uscire dalla tua città, vedere altri paesi, altri cittadini, magari anche vicino a casa tua, è qualcosa in più, qualcosa che ti fa magari più forte, più ricco di esperienze. E loro, secondo me, l'hanno colto bene. Come fare l'attrice anche? Perché loro un po' sono, dice, ma è anche attrice, ha fatto i soliti idioti, ha fatto un'altra cosa. I soliti idioti non l'ho fatto, infatti su Wikipedia c'è scritto questo, ma è un errore. Allora è un errore. Io ho fatto, sì, ho fatto una piccola parte, esatto, io ho fatto una parte in Maschi contro Femmine, insieme a tante altre mie colleghe della pallavolo, e devo riconoscere che come attrice sono veramente scarsissima. Sono, perché ovviamente è un campo che è fuori dal mio, e anche se l'ho presa con molta leggerezza, con molta serenità, però insomma era un ruolo che non mi sentivo, quindi non mi sentivo molto fantozziare. Prendere forse le cose un po' con leggerezza, ma con passione, forse. Questo sicuro, perché era qualcosa in più che io vivevo, però non lo sento dentro di me, ecco. Il messaggio che vuoi lasciare a questi ragazzi? Il messaggio è di continuare così, con questo grandissimo entusiasmo, di non buttarsi mai giù, perché ovviamente saranno tanti ostacoli. E poi la cosa importantissima che ho detto è che non serve arrivare in Serie A, non serve diventare capitani della nazionale come sono diventata io, oppure arrivare all'Olimpiadi. L'importante è aver dato il massimo, il 100%, e averci creduto. Questo è, secondo me, la chiave, ecco, l'input, la differenza che ti dà, insomma. Quindi loro devono voler credere a tutti i costi in qualcosa, e secondo me stanno facendo davvero. Allora gli lasciamo con questa chiave, esatto. E tornerai a trovarci. Spero proprio di sì, spero di tornare prestissimo. E niente, faccio un in bocca al lupo a tutti, perché davvero quando c'è la voglia di fare bene, soprattutto nel mondo sportivo, io sono sempre molto partecipe.